Ecco, vogliamo mostrare un modo relativamente semplice, poi tutto relativo, per costruire un fischietto carina, senza assemblaggi, modellando direttamente una piccola quantità di argilla pari a un etto, 100 grammi. Abbiamo due stecchi da gelato, uno modificato e uno stuzzicadente. Si comincia realizzando una ciotolina. L'argilla è bene che non sia troppo morbida, direi quasi un po' dura. Si realizza una ciotolina emisferica. Si cerca di fare in modo che lo spessore sia il più possibile uniforme, di non allargare eccessivamente la ciotolina, trattenerla in una forma raccolta. Si Poi molto semplicemente la si stringe per ottenere una forma di questo tipo, si cerca di saldarla bene, pur non utilizzando troppa quantità di argilla. Da una parte schiacciamo perché dovremo ottenere il boccaglio del nostro fischietto. Cerchiamo di appiattire. Non solo modellando, ma anche usando un po' le buone maniere, schiacciando come abbiamo visto. Inumidisco delicatamente, appena appena, con un po' di saliva, tanto per avere la punta del polpastrello inumidita, scorrevole e non secca. Grosso modo, vedete questa. Poi con uno degli stecchi procederò lo devo sentire. Allora io vado a inserire delicatamente e sento proprio che lo stecchino è già arrivato qua dentro, poi lo devo andare a intercettare con il legnetto. Una parte sufficientemente inclinata e affilata. Questa parte dovrà andare a tagliare l'aria. Adesso andiamo a sfilare il legnetto. C'è qualche lembo d'argilla sporca, così si è rimasto attaccato. Vediamo se fischia. Intanto siamo sicuri che il nostro fischietto funziona, dato che ha questa forma a pesce o uccellino secondo i gusti. Possiamo dargli subito, creando poi un foro passante che
è come l'occhio del nostro animalino, che ci servirà per tenerlo sospeso, attaccato al collo con una cordicella. E poi possiamo fare qualsiasi tipo di rifinitura che riteniamo opportuna, anche in un secondo momento, quando l'argilla si è un po' indurita e non abbiamo paura che la parte fischiante si muova, si deformi e perda la sua proprietà. Già, infatti è un po' sfiatato, andiamo a vedere se riusciamo a migliorarne. Ecco, ora non lo tocchiamo per un po' e il fischietto di fatto è finito. Ora potete provare anche voi.